Insomma, questo qua è il Canon RF S1018 F4,5, un trentesimo di shutter ISO 1600, con un po' di lucinchine sparcate qua dietro, giusto per illuminare un po', dargli un po' di luce, perché F4,5 effettivamente non va una sega. E cosa dire? È una lente davvero carina e ho preso una Canon R50. E perché l'ho presa? Perché sono stufo di andare in giro con roba grossa. E per carità, devo dire che tutto sommato questa qua non è che sia grossa, la 6007, però io la uso solo per sport adesso e quindi la tengo montata, kittata così e mi serve qualcosina di basico, che non abbia roba molto grossa e pesante, ingombrante da portarmi in giro tutti i giorni durante la settimana, quando vado a farmi una passeggiata, no? Intanto ho deciso, forse, probabilmente, ma sicuramente, che venderò questa bestia qua della G9 II, che è una bella macchina, però ci ho provato a usarla anche per sport e non fa per me. Potrebbe essere usata, per carità, però ha bisogno di tanta luce, il micro 4 terzi non c'è verso. Quindi fin quando c'è tanta luce le foto vengono bellissime, uguali agli altri sensori. Il problema è quando sei magari in una gara di mountain bike, in un bosco, dentro al buio. Non c'è niente da fare, ti serve un sensore più grande per fare quelle cose lì. Anche una PSC, ma ti serve un sensore più grande. Quindi è per quello che alla fine sono tornato a usare la 6007. Tant'è che poi avevo preso anche questo, e questo qua quando c'è buio, questo qua quando c'è buio ti tira fuori dalle grane con su 1 e 2. E quindi il micro 4 terzi però lo sospenderemo. Terrò le ottiche piccole, comunque non le venderò perché comunque non le ho pagate tantissimo. E aspetterò magari più in là di comprarmi una macchinettina piccola se mi tornerà la voglia di usare quello, però comunque visto che lo pagate poco le terrò, non farò il solito errore di rivenderle, poi tra un anno mi ritorna la voglia di rimettermi in mano un micro 4 terzi e me le ricompro, no, questa cosa qua non la faccio più, però per ora è così. Per ora ho il mio mini corredo Sony che è dedicato praticamente solo al lavoro, anche se per ora la fotografia sportiva non è prettamente un lavoro. E poi utilizzerò questa macchinetta qua con questa ottica da portarmi in giro così a fare fotacchie in giro così a divertirmi e basta per ora. Avevo pensato di prendere anche una R qua, non so, una Sony A7 IV da affiancare alla 6007, però poi mi sono detto, poi tanto io due macchine non le gestisco, quindi la 6007 va benissimo e continuiamo così, perché tanto le immagini che sforna sono fantastiche. Se andate sulla mia pagina Instagram che si chiama Girosnap, potete vedere quello che sforno, che magari non vi possono piacere a livello di comunicazione, questo poi me lo dovete dire voi se sono belle o no, però diciamo che a livello qualitativo la 6700 è una gran macchina, ragazzi, non c'è niente da fare, è veramente top top top, ha un autofocus praticamente perfetto, la qualità d'immagine c'è tutta. E anche i comandi sono quelli che mi servono, perché alla fine usando lei in AFC non è che ti serve il joystick o altre cacate varie, quindi bene bene bene. Ormai è quasi un anno che ce l'ho e quindi posso dirvi che per quello che ci faccio io, cioè fotografia sportiva, e poi ci ho fatto anche un po' di street in giro, è una macchina fantastica, fantastica davvero. Poi non sto dicendo che è la macchina sportiva definitiva. Dico per le mie caratteristiche, per me adesso. Domani diventa un lavoro, mi compro una 9-3, mi compro. Cioè, capito? Sto dicendo che è la macchina definitiva. Però fa il suo, una gran macchina. E basta, ho girato solo questo breve video per vedere anche un po' come si comportava questa lentina qua. E io vi saluto, domani avrò un'altra gara. E pertanto devo andare a cominciare a pianificare un po' il tutto e pensare come andarci, quanto andarci, cosa portarmi e insomma, tanti saluti e alla prossima. Ciao.